Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire un braccialetto davvero carino marcato Good Design. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi, o meglio seguite la pagina Instagram Offertoni, perché ogni giorno pubblichiamo offerte, cali di prezzo, codici sconto di prodotti Amazon.it. Inoltre, se avete qualche richiesta particolare, non so, cercate un telefono scontato, una maglietta della Levi's per esempio scontata, basta che ci scrivete in direct e cerchiamo appunto di trovare l'offerta che fa per voi e farvi risparmiare. Bando alle ciance, guardiamo questo braccialetto per donna. Ovviamente ha un iniziale qui in alto che ovviamente varia, quindi ci sono diverse lettere, la lettera M, la lettera A, sto leggendo direttamente dal sito, e vi dico già che a dipendenza della lettera varia anche il prezzo. Sulle lettere più comuni diciamo che il prezzo si vede essere un po' più basso, mentre sulle lettere un po' più ricercate il prezzo arriva a essere anche più alto. Comunque vi dico che indicativamente siamo sui 10 euro come prezzo scontato, prezzo pieno 16,90 euro, però i materiali sono veramente carini. Addirittura qualche giorno fa, quando stavo per acquistarlo, visto che sulla lettera A, se non erro, il prezzo era addirittura di 5 euro scontato. Andiamo subito a guardare com'è il design. Beh, il gioco di parole c'è scritto già qua design, però comunque è molto semplice, una bustina di plastica. Magari avrei preferito per un regalo appunto ad una ragazza o ad un'amica un cofanetto, qualcosa di più carino, però diciamo che è molto semplice. Andiamo ad aprire delicatamente, perché poi dovrò fare appunto un regalo, quindi cerchiamo poi anche di richiuderlo. Ad aprire con delicatezza, senza rompere niente. Tiriamo fuori. Ok, sto facendo veramente piano perché non voglio andare a rovinare il braccialetto. Il cartoncino lo lasciamo dentro, però vediamo un attimo cosa c'è scritto. We are young startup and wish you a lot of fun, very unique. Ok, vabbè, in poche parole dice che sono una startup, un'impresa da poco, e vorrebbero avere una recensione comunque positiva sul loro profilo Amazon. Allora, andiamo a vedere invece il prodotto. Devo dire che non è poi così leggero, eh? Quindi non è plastica, ma quella che sembra essere sono delle pietre che hanno una colorazione, devo dire, simile al marmo, al granito. Guardate, vado a zoomare un attimo, eccole qua, sembra veramente del granito, del marmo, quindi veramente belle. C'è l'elastico che non sembra neanche essere sottile, è valore resistente, sarà circa un millimetro, cerco di mettere a fuoco. E poi qua c'è la parte in cui c'è la lettera iniziale, la G, con due perline color argento. Vediamo un attimo quant'è la grandezza di ciascuna pallina. Siamo sui 0,5 centimetri. Braccialetto che secondo me vale la pena come regalino, non è male. Ovviamente si indossa aprendo l'elastico, non ha quindi una clip di chiusura e di apertura. Bel regalino, vi lascio il link di Amazon in descrizione se volete acquistarlo, ci sono diverse lettere e vi dico che c'è anche nella colorazione black, quindi total black. Io ho preferito però questa qua, che mi sembrava un po' più ricercata.